C'è un problema, credo che Renzi abbia un problema generale e che diciamo, nella battuta o nell'editto, che dir si voglia, che ha fatto sui talk show emerge con maniera proprio evidente. Renzi è infastidito da chiunque racconti la realtà delle cose, una realtà che spesso e volentieri, dati alla mano, quindi al di là delle idee politiche, è un po' differente da quella che lui rappresenta nelle assise politiche o piuttosto che nei suoi interventi pubblici anche sui giornali o nelle televisioni. Quindi nella Renziland, come la chiamo io, cioè in questa terra virtuale dove per lui è fondamentale anche l'ultimo dei tweet, perché si va a leggere anche quello per capire un po' qual è l'umore del popolo, e il fatto che ci sia qualcuno che dice qualcosa di diverso da quello che lui crede e ritiene, non è possibile che esista. Mamma. Cioè Renzi ha trattato, secondo me, il talk show con l'affermazione di ieri, un po' come tratta i suoi alleati di governo, ossia quando mi servono li uso, e quindi tutta la prima fase del renzismo galoppante, no? Io me lo ricordo, la prima volta che Renzi è andato in televisione, guarda caso, eravamo insieme da Lilli Gruber. Lui presentava il suo libretto, non si era ancora candidato alle primarie, eravamo lì e lui era emozionatissimo perché finalmente era in prima serata. Dopodiché non gli servono più, perché non dicono più quello che vuole lui, così come i suoi alleati di governo, diventano piccoli cespugli, via, li butto. Allora, questa è la concezione dell'uomo solo al comando e della gestione che ha Renzi del potere e della comunicazione.